Ciao a tutti, Arte Esploratori. Come ogni estate, mi preparo a una piccola pausa estiva che coincide con la settimana di Ferragosto. Quindi non preoccupatevi, anche quest'anno sarà una pausa che non durerà molto, ma più che altro sarà un periodo per riordinare le idee e partire poi con una nuova stagione ricaricato. Sono comunque in cantiere molti video già, articoli e qualche novità. Insomma, tanto materiale che vi permetterà di esplorare l'arte e la sua storia nella migliore tradizione di Arte Esplorando. Questa prima parte di stagione 2020 non è stata semplice per nessuno. Le vicende che hanno segnato le nostre società a livello globale ci hanno influenzato tutti. Mi piace però pensare, nel mio piccolo, di avervi aiutato nei momenti difficili e di avervi regalato una pausa di bellezza. Ed è anche per augurarvi buone vacanze che vi regalerò un'altra pausa di bellezza, un commento a un'opera che ci porta alle assolate spiagge del nostro Mediterraneo. Prima di lasciarvi al commento dell'opera, vi ricordo che al di là del blog, insomma, e del canale YouTube che si prendono una pausa, potrete continuare a seguirmi in tutti i social, quindi Facebook, Instagram, Twitter, anche Tumblr se volete dare un'occhiata all'archivio di tutte le immagini, e ovviamente iscrivervi alla newsletter che ogni mese vi tiene aggiornati sulle novità del blog e vi propone contenuti in copertina. Se vi va di fare un giro nel mio negozio e volete fare un regalo particolare, lì troverete tanti spunti sempre all'insegna dell'arte. Ora vi lascio al commento dell'opera e vi saluto e vi auguro una buona estate e buone vacanze. A presto! Attorno al 1900, Joaquín Sorolla y Bastida abbandonò il realismo sociale per entrare in una fase più matura. Negli anni successivi divenne uno degli esponenti di spicco dell'impressionismo spagnolo. I principali cambiamenti del suo stile comportarono la rinuncia alla rigidità delle forme classiche e la scoperta della pittura en plein air. L'artista divenne famoso in tutto il mondo per la sua capacità di raffigurare la luce e le onde del Mediterraneo, proprio come accade in quest'opera. Inviato da Sorolla al Salon di Parigi del 1905, il dipinto è uno dei più suggestivi della sua produzione, una vivace scena ambientata su un'assolata spiaggia. Realizzato proprio per far sentire la sensazione dell'atmosfera fresca della spiaggia, l'opera ci mostra anche gli effetti del vento sui tessuti, della luce e dei riflessi dell'acqua sulla pelle delle figure rappresentate. Una scena di vita quotidiana che diventa il pretesto giusto per il pittore per elaborare la sua ricerca sui valori atmosferici come un problema artistico al centro della propria poetica. Sorolla era affascinato dalla luce accecante del sole della natia Valencia, luce che rivive in questo dipinto spontaneo e audace. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!